Quest'oggi si celebra la memoria di Maria Regina, non si tratta di una nostalgia monarchica rimasta in seno alla Chiesa, ma guardare Maria Regina è in quanto ha un'autorità su di noi, ha un potere quale? Quello di essere nostra madre, di esserci compagna di viaggio nell'avventura della vita. Sta a noi o accettare o meno la sua compagnia, esattamente come con Dio. Ed ecco la domanda allora da farci oggi, che posto ha Maria nella mia vita? Le permetto di regnare, cioè di agire in me. Oppure l'unico sovrano della mia esistenza sono io e basta? Guardando il brano di Vangelo di oggi mi colpisce questo passaggio. E l'angelo che sta parlando a Maria le dice: Ed ecco, concepirai un figlio, lo darai alla luce, lo chiamerai Gesù. Dare alla luce lo si dice anche quando nasce un bambino, tanto più nel caso di Gesù, che è la luce, con la L maiuscola. Maria Regina, perché è colei che ha permesso alla luce di venire nel mondo, per illuminare il nostro cammino, per non farci sentire soli, per non farci sentire orfani. Per questo allora che è importante pregare ogni giorno Maria, per chiederle di aiutarci ogni giorno a saper scorgere la presenza luminosa del suo Figlio in noi, aiutarci a scoprire che nel grembo della nostra vita, delle nostre giornate, abita Gesù, è presente con la sua luce. Torniamo al titolo di regina. Eh, viene, la parola regina viene dal femminile di re, parola che viene dal latino regere, governare. Ecco, sono soltanto io il governatore della mia esistenza, oppure permetto a Dio e a Maria di aiutarmi a gestire la, la complessità della mia vita. Maria e Gesù sono due presenze reali che hanno il desiderio di accompagnarmi in ciò che vivo e alle quali affidarmi ogni giorno. Per non cadere innanzitutto sotto il dominio dispotico e tirannico del mio io, per non cadere sotto il dominio del mio sentirmi autos autosufficiente e pe o peggio ancora per non cadere nella tentazione di credermi solo ed abbandonato a me stesso. Buona giornata a tutti.